Domeniche pretuziane a Teramo tra cibo e cultura. Tre appuntamenti culinari. Si parte domenica 21 ottobre, organizzati dal Comune in sinergia con il MIT, Mercato Itinerante della Terra, e firmati Slow Food. Un progetto nato dall'alleanza tra piccoli produttori e artigiani, ispirato ai principi dell'agroecologia. Una filiera cortissima e trasparente. Dalle colline teramane alla città, il MIT racconterà e mostrerà cosa e come si produce. Cosa si potrà gustare durante queste domeniche? Sicuramente prodotti di stagione, quindi non troveremo le fragole, non troveremo le zucchine, ma tutte le verdure, i legumi che appartengono all'autunno. Poi gusteremo delle paste e del pane fatto con grani di vecchie varietà locali, gusteremo formaggi, pecorini e caprini al latte crudo, sempre di realtà locali, e altre sorprese che non vi svelo. Dunque, a partire dalla prossima domenica e per una domenica al mese, a Teramo ci sarà l'esposizione e la vendita diretta di prodotti dell'agricoltura che rispondono ai requisiti di chilometro zero e chimica zero. Saranno coinvolti anche i ristoratori locali che proporranno ricette tipiche. La cultura di questa città passa anche attraverso la riscoperta del cibo di questa città. Sì, del cibo e di tutte le altre ricchezze che la nostra città può offrire. Infatti si tratta di domeniche molto semplici in fondo, perché è una passeggiata all'interno della nostra città, la riscoperta di alcuni luoghi, di alcuni monumenti che hanno veramente qualcosa da comunicare in termini di storia e di cultura. Dopodiché ci si ferma a pranzo utilizzando materie prime del nostro territorio, materie prime che hanno un procedimento che rispetta determinati canoni, e poi questi prodotti vengono sapientemente trasformati da alcuni nostri ristoratori. È un progetto presentato da Slow Food, il nostro comune lo patrocina, siamo certi che l'anno prossimo avrà uno sviluppo importante per la nostra città.